Tornano i colori. Colors. Colors. Aspetta, Zeg, guarda! Oh, oh, Vetto, ti stai schiudendo! Oh, lasciatemi vedere! Oibo, salve ragazzi! Queste palle da bowling pesano, non c'è che dire! Sapete che la sfera che è la forma di questa palla da bowling è la mia figura preferita! Evviva! Un salvagente? O lo strumentopolo misterioso? Possiamo usare il salvagente per richiamare indietro Pluto? Salve Lupetti! Chissà che cosa avrà in mente Ducky per voi oggi. Ottimo lavoro, capostazione! Ora siamo tutti in ordine! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un destino! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una pastinata! La miglior mamma sei tu. Due zollette. Benissimo, così è perfetto. Ci siamo. Eccola, il paese delle mani meccaniche. Senti Blaze, quando hai parlato con Babbo Natale, per caso ti ha detto che cos'è il mio regalo speciale? Crusher, attento! Cosa ne dite di questi disegni? Non sembrano delle foto? Shh, Barba, stai zitto! Lolita dorme, ha bisogno di riposo per riprendersi dalle forti emozioni che ha avuto oggi. Non è possibile vedere le stelle di giorno, Yun. Lo so, signora Chen. Uso il telescopio per vedere se il mio pacco in consegna sta per arrivare. Di rilassarsi ogni tanto anche il più grande fornitore di strumentopoli di tutto il mondo, il signor Toodles. Bubble Puppy, siamo rimasti bloccati su un albero altissimo. Esatto, e i pompieri li hanno aiutati a scendere. È stato emozionante. Oh, allora si è trattato di una vera emergenza. Ma che cos'è un'emergenza? Un'emergenza è quando qualcuno serve aiuto immediato. Proprio così. Come potrebbe ammirare i suoi occhiali da sole senza uno specchio? Sandrino aveva ragione, come maialino no, il signor Zebra! L'auto del signor Ciccio Pasticcio era mimetizzata! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un pesce palla! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È un cavalluccio marino! Non devi sottovalutare mai il tuo avversario! No, no! Piccolini miei, anche se non siete più nuovi fra i miei giocattoli, siete i miei preferiti. Va bene, ho capito. Volete che vi racconti una favola? Cameron il coccodrillo, finalmente ti ho trovato! Un pacco per te! Oh, certo, credo di aver capito! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È una conchiglia! Visto, Ovetto? Zeg non ha permesso che ti accadesse qualcosa di male. Eh? Freddy, che ci fai qui? Non si può pattinare senza aver indossato prima il casco. Su, avanti! Ci vuole un pezzo pungente! Ragazzi, siamo davvero niente male. Beh, basta un po' di buona volontà. A proposito, lo dice anche un nostro pezzo. Sì, sì, mi piace un sacco. Party sexy! Grande Kitty, sei davvero travolgente! Ma dai, Drami, se sono qui buona come un agnellino! Avete pensato al prossimo pezzo? Come no? Kitty ha lanciato l'idea! D'accordo, allora si va! A
volte mi piace pensare che la musica possa cambiare il mondo. Ma Kitty, certo che può farlo. È vera magia. Non conosce confini. Giusto, e rallegra i cuori. Tutti questi discorsi mi hanno dato l'idea per il prossimo pezzo. Ragazzi, mi piacerebbe tanto fare una canzone sul mare. Romantica. Che forza! Avanti, dici quale, su! Drani, sbaglio o non hai più voce? Già, è perché grido troppo. Beh, caro mio, tu hai bisogno di latte e miele. Drani, so che c'è un certo frate che forse ti può aiutare. L'amico delle api, lo conosco da un pezzo. Ragazzi, ho tutti i tasti doloranti. Che pezzo volete suonare? Suoniamo un pezzo pazzo, ma che non sia una pizza. Idea, facciamo quello del bambino con un pozzo. Via! Su, avanti, ci vuole un pezzo pungente. L'arena esulta, è un gran momento. Olè, pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro. Fate uscire il torero. Chissà chi vincerà tra i due rivali. Sorpresa. Kitty, diccelo tu. Su, avanti, ci vuole un pezzo pungente. Piano, va sano e va lontano. Sì, ma in macchina. In bicicletta. Sullo scooter. Beh, avete ragione, ma ora so che pezzo fare. Benvenuti su Flioien, ragazzi. Lei sa parlare sia in inglese che in italiano. A prima vista sembra il mio tamburo. Quindi ora dobbiamo andare a The Slippery Slide. Slide inizia con la lettera S. Where is it? Dov'è The Slide? Ragazzi, è bello grosso questo aeroplano. Guarda che ruotone. Beh. E adesso non ritroverai mai più la tua collana. Quella volpe ladroncola ha gettato la tua collana in cima alla montagna delle stelle, guarda. Ma a me piace tantissimo quella collana. Non ti preoccupare, Dora, la recupereremo, giusto? Allora stai bene, Petunia mia? Sì, Troll! Thanks to Dora! E grazie anche a te per avermi aiutata! Guarda, Petunia, ecco qui il tuo bouquet di viole per la festa nuziale! It's... il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Non ditemelo, non ditemelo! L'uccellino azzurro della felicità è scomparso! Che mago perspicace! Dove sarà l'uccellino? Oh, lo temevo! È lo snick! Oh! Lo snick! Lo snick si incolla a tutto ciò che si muove! Come il nostro uccellino azzurro! Temo di sì, Bo! Lo snick! Lo snick incollarsi vuole! Quindi non fa altro che cercare chi si muove! A quanto pare quel colloso snick ha rapito l'uccellino azzurro della felicità! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare quello snick e liberare l'uccellino azzurro! Per trovare il colloso snick, dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate! Ecco, guardate! L'uccellino azzurro! Trovate quelle tre porte e troverete il vostro uccellino azzurro della felicità! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione! Quindi bisogna trovare tre porte! Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto! Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me! Uno, due, tre! Via!
chiuso. Non è chiusa. Andiamo a spegnere quella stufa. Che altro può fare Felice di lei Farfalù? Magari le piace ballare. Amica Cibis ha ragione. Provare danza Farfalù. Coraggio, andiamo a vedere dove è finita la palla. Ehi! Si sposti, la prego, leone marino. Perché? Ciao, ciao! Noi andiamo a fare un balletto sul palco. Venite a vedere. Che cos'è? Non mi piace aspettare. Su, ora a sinistra. Vai un po' più su. Bene così? Ben fatto. Bene, corpo di mille balene. Hanno risolto il puzzle. È un granchio. Wow. Bella musica. Un flauto senza sosta. Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy. Non si sa mai. Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta. La ballerina è sulle punte. Non è chiusa. Andiamo. Facciamoci restituire il grillo Zichiti dalla ballerina sulle punte. Livello 2, triangoli. Ora abbiamo bisogno di far esplodere tutti i triangoli. Incredibile, hanno risolto il puzzle. È un pesce pagliaccio. Oltrepassiamo la porta della pecora. Coraggio! Wow! Quante pecore affamate! Per caso vedete la seconda porta? Guarda! Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Coraggio, amici miei! Entriamo in azione! Ehi, toglietevi di mezzo, pecorelle! Per trovare la strada giusta che attraversa la Via Lattea, dobbiamo seguire i numeri e collegare i puntini. Dov'è? E adesso non ritroverai mai più la tua collana!